Ciao, sono Paola, sono nata e cresciuta in questo quartiere che, come vedete alle mie spalle, è Corvetto. Io sono nata là e, da come si può vedere, il degrado la fa da padrona. Ormai non siamo più liberi di uscire, di frequentare i nostri locali, di girare per le strade, perché la delinquenza, scippi, violenze, risse sono all'ordine del giorno. Io mi domando, in questi ultimi 5 anni la sinistra che cosa ha fatto, se qualcosa ha fatto. Corvetto deve tornare ai corvettiani, ai milanesi, agli italiani. 5 anni fa Milano si poteva trovare ancora lavoro, ora non c'è più speranza, non c'è speranza per i giovani, non c'è speranza per noi. Sono Massimo Marchesi, sono nato a Milano 62 anni fa, nella città che è nota per l'accoglienza che dà. Sto vivendo qua dietro, vedete, casa mia. Sto vivendo questa situazione per questo governo di questa città, di questo sindaco che non si mette la mano sulla coscienza, sto sindaco. Sono milanese, sono qua, vivo fuori in mezzo alla strada. Danno la casa agli extracomunitari, agli zingari, e a me non mi danno la casa che sono nato qui a Milano, sono un milanese. La mia è un'azienda di famiglia che nasce nell'83 e fino a qualche anno fa eravamo a Milano, si stava bene, si mandava avanti il lavoro e tutto il resto. A un certo punto, a causa di tasse, balzelli e situazioni che sono venute a creare, adesso mi viene in mente per esempio area C, parcheggi, tassa rifiuti che è più che quadruplicata, almeno nel mio caso, ho dovuto un attimino scappare, diciamo così, da Milano, delocalizzare, se vogliamo usare un termine un attimino più consono. In ultimo, ma non in ultimo, la delocalizzazione che cosa ha comportato? Ha comportato meno lavoro, quindi ho dovuto lasciare a casa personale, gente che si è ritrovata senza lavoro, e questo purtroppo è un problema anche a livello economico. La politica di Pisapia ha fallito. Sono Verzecco Pasquale e c'ho un bar da 1990 a oggi, perché la gente per me va dove c'è gente, dove c'è divertimento. Qua è diventata una zona non triste, morta. Quello che abbiamo fatto noi commercianti. Sono da circa 40 anni che vivo in questo quartiere, in una zona di Baggio. Mi sento veramente trascurato, non mi sento più milanese, non mi sento più un cittadino facente parte integrato nella città di Milano, in quanto né i trasporti, né la sicurezza, né problemi sociali, né la questione pensionati è garantita, è protetta, costituisce attenzione da parte di questa giunta. Io sono nata e cresciuta in questo quartiere, i miei figli hanno frequentato questa scuola. Da quando c'è la giunta di sinistra praticamente ci sta chiudendo tutte le scuole e il degrado avanza e noi siamo tutte arrabbiate. Ci hanno fatto tante promesse, la giunta di sinistra non ha fatto nulla, alla fine ci ha chiuso la scuola e noi pretendiamo che la scuola, visto che è riferimento per una base di istruzione per i nostri figli, pretendiamo che venga riaperta. Per favore, fate qualcosa per il nostro quartiere.